È una storia dimenticata, la storia di Enrico Forti, 42 anni, trentino. La corte di Miami lo ha condannato all'ergastolo, l'accusa omicidio di primo grado. Enrico Forti dice che è innocente, che il processo è una macchinazione. Un sogno americano che diventa incubo. Basterebbe questa vaga e sentimentale osservazione per liquidare la storia di Enrico Forti, detto Kiko, e passare oltre. Una vita paradisiaca, la sua, tra soldi e affari fortunati. Il tutto nel bel mezzo della Miami anni 90, fascinosa e subdola. Ma questa favola finisce bruscamente, e in pochi giorni per Kiko Forti si chiudono le porte del paradiso e si aprono quelle dell'inferno. Una sentenza statunitense lo condannerà infatti all'ergastolo per il reato di omicidio senza possibilità alcuna di liberazione condizionale o riapertura del caso, salvo nuove prove presentate dalla difesa. In altre parole, carcere a vita e 23 anni sono già belli che andati. E per alcuni è giusto così. Giusta la rovina per un freddo e spietato assassino, per un truffatore che della sua vita ha ottenuto senz'altro più di quanto meritasse. Colpevole senza dubbio alcuno. Per altri, invece, il verdetto che ha condannato all'ergastolo il nostro connazionale non sarebbe altro che un grossolano errore giuridico. Frutto di un processo assurdo e di indagini ancora più infondate. Indagini però che, per altri, potrebbero anche non essere così sconclusionate come sembra, ma anzi volutamente orchestrate per dimostrare la colpevolezza di un personaggio che, nel suo sogno americano, qualche nemico se l'era procurato. Secondo questa tesi, Kiko Forti sarebbe così innocente, la cui unica colpa, semmai, è stata quella di scendere in affari con soggetti loschi, e loro sì, truffaldini, incastrato, raggirato e poi punito per aver pestato qualche piede di troppo. C'è però una piccola precisazione da fare. Il dibattito innocentisti contro colpevolisti in realtà allo stato attuale delle cose lascerebbe il tempo che trova. Per la giustizia americana il caso è bello che chiuso. La crociata investigativa che ogni tanto si infervora nel nostro paese in difesa o meno di Kiko Forti rischia così di rivelarsi materia buona soltanto per dibattiti televisivi. È ovvio, la difesa e i parenti di Forti sono più che legittimati a dimostrare la loro versione dei fatti, se non di fronte alla giustizia, perlomeno all'attenzione dell'opinione pubblica nostrana. E forse sono i soli ad avere giustamente gli strumenti per poterlo fare. Già, perché del processo sappiamo relativamente poco, al di là degli elementi divulgati dalla difesa di Forti e da fonti giornalistiche che seguono il dibattimento. Va da sé che, a seconda della fonte, alcune informazioni possono apparire discrepanti e contraddittorie e che qualsiasi ricostruzione tentata a posteriori rischia di mostrarsi monca e persino tendenziosa. Lasciando quindi in sospeso l'aspetto giuridico, il caso di Forti ha un suo risvolto politico non indifferente ed è qui l'altro aspetto su cui si scalda la dimensione mediatica della vicenda. La possibilità, cioè, di un trasferimento di Forti in una sistemazione detentiva qui in Italia, con tutti i benefici che il regime carcerario nostrano comporterebbe rispetto a quello statunitense. Chiariamoci, il trasferimento in Italia non ha comunque nessun risvolto sulla sentenza, sul verdetto, e Forti tornerebbe in patria da colpevole. Questo possibile accordo tra i due paesi è di natura prettamente politica e diplomatica, che con l'aspetto giuridico della vicenda non ha nulla a che vedere. Però è anche vero che dal 2012 il Ministero degli Esteri italiano possiede un report compilato dal legale di Forti di allora, Ferdinando Imposimato, e dalla criminologa Roberta Bruzzone, che intende non solo mettere in luce tutte le pecche e le falle del processo, ma rivelerebbe anche nuovi dettagli a sostegno dell'innocenza di Forti. Il fatto che lo Stato italiano possieda un documento di questo tipo connoterebbe in un senso preciso la sua manovra politica, rendendo in questo modo la via diplomatica forse ancora più complicata. Bisogna comunque rassicurare gli Stati Uniti sul fatto che tu, Italia, non intendi contestare la decisione di un tribunale statunitense. Per la cronaca, si è Imposimato che l'Abruzzone non collaborano più pubblicamente con la famiglia di Forti, per ragioni diverse. Imposimato è venuto a mancare nel 2018, mentre l'Abruzzone è entrata in dissenso con i metodi del nuovo legale, lo statunitense Joe Tacopina, già opinionista in diverse trasmissioni americane e sostenitore, tra l'altro, dell'innocenza di Amanda Knox, ma conosciuto da mezza Italia, più che altro, nella sua veste di dirigente di diverse squadre calcistiche nostrane. E quindi, quando parliamo di Kiko Forti, di cosa parliamo esattamente? Di un processo farsa da rivedere? O di una battaglia politica per riconoscere il diritto al rimpatrio di un nostro connazionale? Come vedete, non sempre si riesce a tenere distinte queste due battaglie parallele. Dunque, se siete qui per sapere se Kiko Forti è innocente o colpevole, vi consiglio di cercare altrove, in rete troverete diversa roba. Che siate colpevolisti o innocentisti, troverete sempre la versione che volete sentirvi ripetere. Io me ne lavo le mani, anche se così suona male. Ma se altri hanno la verità giuridica in tasca, bravi! Me ne congratulo, io sono allergico a quel tipo di gente. Se invece di quanto detto finora non avete capito niente e non ne avete anzi mai sentito parlare, prego, iniziamo. Sarà un video in due parti, una miniserie tipo Messina Denaro. Mi hanno arrestato con delle accuse completamente fasulle,
sapendo che erano fasulle, me l'hanno anche detto, perché tanto sapevano, mi hanno detto, guarda, gli italiani qua sappiamo come sono, o sono mafiosi o sono banditi, questa è la prima cosa. Hanno preso le foto dei miei figli, le hanno strappate, ci hanno sputato sopra, le hanno buttate nell'immondizia, mi hanno detto, questo è quello che... Questo, non c'è nessun tipo di simpatia da parte nostra. Avete presente i libretti di istruzione dei mobili o dei castelli della Lego? Se sì, sapete che le prime pagine solitamente sono destinate a elencare i vari componenti e tutto ciò di cui avete bisogno per l'assemblaggio. Ecco, immaginate questo video esattamente e solo come le prime pagine di un manuale di istruzioni. Non vi spiegherà come montare questo mobile, ma vi illustrerà tutti gli elementi che lo andranno a comporre, così come ci sono stati tramandati dalle poche fonti in nostro possesso. E allora complichiamoci ancora di più la vita, perché questa non è soltanto la storia di Kiko Forti. Meriterebbe senz'altro il giusto rispetto pure Dale Pike, lui senz'altro vittima di tutti visto che ci ha rimesso la vita, ritrovato assassinato su una spiaggia di Miami che prima di essere il cadavere del caso Forti è pur sempre un uomo di 42 anni ucciso per qualche motivo che andrebbe chiarito. Ma questa è anche la storia di suo padre, Anthony Pike, playboy decaduto come l'hotel di sua proprietà e un tempo mattatore dei party più esclusivi di Ibiza. Forse vorrebbe ambire un ruolo di maggior rilievo anche tale Thomas Knott, faccendiere e truffatore tedesco, per alcuni il vero deus ex machina di tutto quanto. Ma se allarghiamo di più lo sguardo, come ci suggeriscono alcuni commentatori, troveremo un filo diretto che collega questa già intricata storia di per sé a un episodio ancora a suo modo misterioso, che increspò non poco le vibes fino ad allora luccicanti e spensierate di Miami. L'omicidio di Gianni Versace, per mano del serial killer Andrew Cunanan. Scoprirete però che è tutto un gioco di prospettive e allora forse è meglio non avvicinarsi troppo. Soldi, loschi individui, detective corrotti, nelle mani sbagliate, tutta la vicenda rischia di trasformarsi in un episodio di Miami Vice. Prendiamolo da lontano dunque. Luglio 1983. Gli Wham pubblicano uno dei loro primi successi, il singolo Club Tropicana con relativo videoclip. È insomma il copione presto detto, gioventù spensierata, edonismo anni 80, ragazze in bikini, feste in piscina e melodie a chiappa attenzione. Ma fermi tutti. Vedete questo signore dal particolare look, a metà tra un Magnum PI e il settimo membro dei Village People? Ebbene, che ci crediate o no, è proprio uno dei protagonisti della nostra storia, Anthony Pike. Classe 1934, britannico, poi naturalizzato australiano, non ci sarebbe termine più adatto per descrivere il buon Tony Pike se non il termine avventuriero. Fino al 1980 Pike è stato molte cose: fantino, operaio, marinaio, modello e in molti posti. Nelle tante vite di Pike, due cose non potevano mancare: le donne e un'incontenibile vitalità. Nel 1978, dopo aver lasciato due figli e la loro madre nell'emisfero australe, Pike sbarcò con la sua nuova fiamma a Ibiza e qui decise di stabilirsi in pianta stabile. Praticamente da solo e a mani nude, Pike ristrutturò un centenario casolare in rovina che in poco tempo diventerà una vera e propria istituzione dell'isola, il Pike's Hotel. È il 1980 e tramite facoltosi amici di mezzo mondo, Pike si fa pubblicità e i clienti arrivano, attratti sia dalla personalità del proprietario, sia dalla garanzia di licenziosità estrema, che si trattasse di droga, sesso, alcol o tutte e tre le cose insieme. Un giorno ci capita un manager discografico, si innamora del luogo e lo propone come location per il videoclip di un singolo degli emergenti Wham. Sarà lo stesso George Michael a insistere affinché tra tutti quei giovani imberbi vi facesse la sua comparsa pure quel pazzo di Pike. Per l'hotel quel videoclip è la svolta e il Pike's diventa un luogo di ritrovo per molti nomi da 90, al riparo da sguardi indiscreti per dare libero sfogo alle proprie pulsioni. Giusto per fare due nomi, saranno fidati i clienti del Pike's Julio Iglesias e soprattutto Freddie Mercury, di cui da quelle parti ancora ricordano i festeggiamenti tenutisi per il suo 41esimo compleanno. In realtà ci finisce un po' chiunque, anche esponenti del crimine organizzato, come ricorderà lo stesso Pike. So che sembrerò Sant'Agostino nel dire questo, ma quella del Pike's Hotel è una perfetta metafora della caducità delle cose mondane. Le faville durano giusto un decennio, e a inizio anni 90 gli affari di Pike crollano tra debiti e manutenzione, con lo stesso Anthony che contrarrà l'AIDS. Ma in questa desolazione, tra fine anni 80 e 1992, a Pike's farà più volte visita un personaggio sconosciuto eppure all'apparenza facoltoso. È un giovanotto tedesco di nome Thomas Knott e, pur non essendo una rockstar, è comunque una persona degna della stima e dell'amicizia di Pike. Distribuisce laute mance, consuma svariate bottiglie di costoso champagne a sera, sempre accompagnato da diverse donne, in modi affabili e da playboy. Knott si presenta come uomo di affari, impiegato nel ramo assicurativo e immobiliare.
i rapporti tra i due si fanno più stretti, al punto tale che Knott si propone di pagare di tasca sua alcune migliorie che avrebbero potuto garantire un rilancio della struttura, come una spa e un centro benessere. Questo però lo fa con un preciso intento di ritagliarsi un ruolo nella conduzione dell'hotel e nella sua gestione finanziaria. Knott propone infatti a Tony di convertire l'hotel in una multiproprietà, vendere cioè delle azioni che garantissero ai compratori il diritto all'uso della struttura per determinati periodi dell'anno, cioè quelli invernali, in cui l'hotel è fermo. Pike si convince che è una buona idea, ascolta e segue il consiglio, inizia i lavori confidando nell'amico che intanto se n'è tornato in Germania. Però ogni suo tentativo di ricontattarlo cade nel vuoto, e di Knott e dei suoi soldi Pike non saprà nulla per un bel po'. Scoprirà soltanto in un secondo momento che, in patria, l'amico ha ricevuto nel 93 una condanna di 5 anni poi ridotta a 3 per bancarotta fraudolenta. Nelle interviste rilasciate negli anni successivi, il vecchio Pike spenderà sempre parole di ammirazione per il tedesco, quasi ritenendolo un suo figlio, nonostante questo disguido e altri che seguiranno da lì a poco e che vedremo. Ebbene, invece di tirare un sospiro di sollievo per aver evitato di cadere nelle trame di un truffatore, Pike continuerà ad avere un occhio di riguardo per il tedesco. I due infatti entreranno nuovamente in contatto, ma non è ben chiaro né quando e né in che modalità. Da quanto racconterà Knott agli inquirenti, fu lui stesso a contattare Pike durante il suo periodo di detenzione a Francoforte, chiedendogli di venire a trovarlo. Mentre Pike racconterà di aver ricevuto un giorno, nel 97, la brochure pubblicitaria di alcuni appartamenti di lusso dal suo vecchio amico. Da dove? Lo vedremo. Intanto però, mentre la favola di Pike inizia lentamente a decadere, la vita di un giovane italiano svolta radicalmente. È la vita del nostro protagonista. Nel 90 Enrico Forti, detto Kiko, è un vivace trentenne. Fino a pochi anni prima, nell'87, Forti era stato un atleta professionista, uno dei pionieri nel nostro paese della disciplina del windsurfing. Si era tolto diverse soddisfazioni agonistiche fino a che non dovette ritirarsi a causa di un incidente, ma non bastò certo un infortunio a fermarlo. Lontano dalle gare, Forti si prodigherà nella realizzazione di diversi documentari e diverse trasmissioni su svariati sport estremi, e rimarrà ancora un nome di tutto rispetto nel panorama italiano del windsurfing, promuovendo festival, competizioni e dando il suo contributo nella divulgazione e nel miglioramento di questo sport. Le cose per Forti vanno bene, ma andranno ancora meglio dopo aver partecipato, uscendone vincitore, ad una puntata di Telemike. Premio finale 86 milioni di lire, non proprio una cifretta. La risposta esatta. Anche grazie a questi soldi, nel 92 fu per Forti possibile trasferirsi oltreoceano, in una location certamente più adatta alla sua vitalità e al windsurf. Miami, in Florida, non un luogo qualunque. E qui Forti, dopo tutto, riesce a far fruttare bene i suoi soldi, sia nella produzione televisiva e documentaristica, sia in investimenti immobiliari. E a proposito di immobili, Forti troverà casa nell'esclusivo complesso di Williams Island con la sua nuova moglie, una modella statunitense. Vivere in un luogo come Williams Island rappresenta per una persona come Forti l'occasione per poter raggiungere le giuste conoscenze e così estendere il proprio business. E per entrare a Williams Island a fare business, inutile dirlo, serve l'inglese, serve conoscerlo, altrimenti niente soldi, niente business. Per aiutarci a migliorare la conoscenza dell'inglese ci pensa per fortuna Cambly, lo sponsor che ha supportato il video di oggi. Cambly è una piattaforma di learning dove sostenere lezioni di inglese totalmente da remoto con il dispositivo che preferiamo, quando e dove vogliamo. Su Cambly ci sono più di 10.000 tutor madrelingua, sempre pronti ad aiutarvi qualsiasi sia il vostro livello di inglese, che siate agli inizi, che vogliate potenziarlo o che dobbiate prepararvi per un esame in particolare come IELTS e TOEFL. Si può scegliere il tutor anche in base all'ambito in cui vuole rafforzare le proprie conoscenze linguistiche o anche al tipo di accento. Se gli incontri faccia a faccia non dovessero bastare, potrete poi sempre partecipare a delle lezioni di gruppo assieme ad altri due studenti internazionali. In questo modo migliorerete le vostre capacità di ascoltare, di comunicare idee complesse e inoltre la vostra autostima. Se volete sfruttare tutti i benefici di Cambly, potete inserire il codice NOVALEXIO5 nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. Otterrete 50% di sconto e 15 minuti di lezione gratis, al termine della quale, a partire da questo mese, potrete effettuare anche un test per scoprire il vostro livello di partenza. Ma tornando in Florida, a Williams Island tutto è all'apparenza fantastico. Puoi trovarti come vicino di casa un attore e incontrare un cantante a bordo piscina con relativa facilità, e a Williams Island Forti riesce subito a integrarsi bene in quell'ambiente. Ma purtroppo per Forti il destino lo guiderà verso anche altri soggetti di ben altra caratura. A Williams Island erano presenti anche diversi campi da tennis, dove nel 1996 svolgeva attività di istruttore privato un giovane tedesco ex tennista professionista. Da quello che ci è pervenuto non sappiamo bene come Forti si sia imbattuto in questo soggetto, ma sappiamo molto bene come si chiama e, dopo tutto, lo abbiamo già incontrato.
Thomas Knott, che sì, prima di dedicarsi alle truffe, vantava pur sempre un modestissimo passato da tennista professionista in patria e che, scontata la condanna in Germania, pensò bene di migrare verso altri lidi. Da quel che ha raccontato quest'ultimo, i due furono presentati da un conoscente di Knott e, cosa ben più importante, a Forti non venne taciuto del suo passato criminale, che al contrario fu quasi esaltato e offerto come attestato di stima. Del tipo, ti presento un mio conoscente mega truffatore, facci amicizia che è un tizio in gamba e può sempre tornarci utile. Questa è la versione di Knott e ripeto, non possiamo sapere con certezza come i due si siano incontrati e cosa Forti sapesse del tedesco. Anzi, ha più volte raccontato di aver scoperto solo più in là nel tempo dei trascorsi burrascosi di Knott. Nelle interviste e dichiarazioni ha sempre ammesso di essere rimasto affascinato dai modi e dalle personalità del tedesco, salvo prenderne le distanze una volta scoperta la sua vera indole. Certo è che i due divennero amici e il loro rapporto non si fondava soltanto sul tennis. Knott, grazie al suo carisma, godeva di una vasta cerchia di conoscenti. E anche in America aveva trovato modo di dare libero sfogo al suo vecchio talento di gioventù. No, non il tennis appunto, bensì le truffe. Viveva di espedienti, milionari certo, ma pur sempre espedienti, che però gli consentirono di mantenere un'apparenza di vita altolocata e dispendiosa, anche raggirando alcuni sventurati imprenditori con cui era riuscito a entrare in affari, dei più disparati. Sappiamo anche ad esempio che Knott guidava diverse auto prestategli dallo stesso Forti, il quale non faceva mai mancare il proprio aiuto economico. In altre parole, Knott viveva da parassita, tra prestiti, debiti, inganni, ma fu proprio grazie a Knott e ai suoi amici tedeschi che Kiko riuscirà a cogliere al volo l'occasione per poter girare un documentario a suo modo ambizioso, questa volta ben lontano dai toni esotici del surf e degli sport estremi. Stiamo parlando di Miami, dopo tutto, la stessa Miami che la mattina del 15 luglio 97 fu svegliata da una sconvolgente notizia. L'assassinio dello stilista italiano Gianni Versace, freddato all'ingresso della sua villa sull'Ocean Drive. Il killer venne subito identificato in Andrew Cunanan, giovane gigolo omosessuale già ricercato dalla polizia per diversi omicidi compiuti nei mesi precedenti. Le vittime erano state tutte identificate come vecchie facoltose frequentazioni di Cunanan, assassinate per avergli negato il loro aiuto all'ex amante in precarie condizioni economiche e ormai fortemente dipendente da cocaina ed eroina. La caccia all'uomo per le strade di Miami si concluderà dopo pochi giorni, quando il cadavere di Cunanan verrà ritrovato in una casa galleggiante a pochi chilometri dalla villa di Versace. La sua morte venne classificata dalla polizia di Miami Beach come suicidio. E caso chiuso, dunque. Il suicidio di Cunanan è una farsa. E io, l'estate del 1997, ho realizzato per la vostra rete uno speciale dove ho sottolineato almeno 10 prove inconfutabili. E mi ricordo che una delle osservazioni di uno dei poliziotti mi ha detto: guarda, se tu pensi che puoi impunemente accusare la polizia e non pagarne le conseguenze, non c'è mai stato un minimo dubbio da parte mia che c'era una forma di vendetta, a che livello ancora non posso quantificarlo, ma nei miei confronti. Io sono in un ambiente dove la vita di una persona vale $200. E dove se le mie verità dovessero arrivare a un punto che possono compromettere persone che sono a un certo livello, non so quanto mi convenga adesso parlare di questo o aspettare fino all'appello e poi... Potreste chiedervi cosa c'entrano gli avvenimenti raccontati finora con Forti e Knott. Purtroppo c'entrano e come. Abbiate pazienza. Sembra tutto apparecchiato da una regia capricciosa, perché il proprietario della casa galleggiante era un losco tedesco che, neanche a farlo apposta, era amico del nostro Knott. Quando Forti lo venne a sapere, non rimase con le mani in mano, intuì subito l'ennesima occasione. Acquistò infatti i diritti di utilizzo della casa col preciso scopo di girare un breve documentario sull'omicidio Versace, mettendo in luce tutti gli aspetti torbidi e poco chiari della vicenda, come la morte di Cunanan, che non sarebbe avvenuta per suicidio ma a seguito di un omicidio. Il documentario, che effettivamente verrà poi distribuito in Francia e Italia, finiva per avanzare forti sospetti sulla bontà delle indagini della polizia di Miami Beach, accusandola velatamente di essere corrotta. Fondamentale per la realizzazione del documentario fu la consulenza del detective Gary Schiaffo, che fornì a Forti documentazione inedita, ma non tutta quella richiesta. Schiaffo venne quindi pagato meno del previsto, e se vi sto raccontando questo particolare progetto di Forti è perché in molte ricostruzioni che verranno proposte dalla sua odissea giudiziaria, la sospetta inimicizia creatasi tra lui, il detective, e la polizia di Miami Beach verrà sempre presentata da alcuni come decisiva per la rovina del nostro connazionale, a partire dalle indagini a suo carico fino al discusso trattamento in sede processuale.
Parleremo a tempo debito anche di questo, e la parentesi sul caso Versace, a prescindere da come la pensiate, era comunque doverosa per contestualizzare meglio tutto quello che oggi si racconta su Forti. Ma entriamo nel vivo della nostra storia. Il tempo scorre, l'estate 97 finisce e arriviamo a novembre. Tony Pike sbarca a Miami su invito dell'amico Thomas Knott. Come abbiamo detto, non sappiamo con certezza quanti contatti e di che natura Pike e Knott abbiano intrattenuto tra il 93 e il 96 durante la detenzione del tedesco, ma è certo che Pike sapesse della condanna dell'amico. Non è neanche molto chiaro il motivo per cui Knott abbia invitato Pike da lui a Miami, ma in base a quanto raccontato, i due, tra bagordi e gozzoviglie varie, tornarono chiaramente a parlare dell'hotel e del progetto di multiproprietà. Ora che Knott si trovava a Williams Island, sarebbe stato semplice per lui trovare ricchi e facoltosi acquirenti interessati a spostarsi tra Miami e Ibiza. Forse i due avevano in mente proprio gente come Forti. Ora, anche le notizie che disponiamo circa gli eventi del dicembre 97 e gennaio 98 sono molto confuse. Fatto sta che Pike incontra casualmente Chico Forti in piscina e, da quel che risulta, non fu Knott a presentare attivamente Forti a Pike. A questo punto per Tony si profila all'orizzonte la possibilità di vendere l'hotel a Forti, ma non è chiaro come nacque la trattativa e neanche come sia proseguita. Inizialmente, Pike, Knott e Forti pare volessero muoversi sull'idea della multiproprietà e creare una sorta di ponte tra Ibiza e Miami, Pike Hotel e Williams Island per accaparrarsi una clientela di alto livello e facoltosa. Convincere cioè gli ospiti del Pike Hotel a comprare casa a Miami e promuovere i soggiorni al Pikes ai residenti di Williams Island. Da questo meccanismo ci avrebbero guadagnato tutti. Pike avrebbe riportato l'hotel al vecchio splendore e Forti avrebbe fatto fruttare i suoi investimenti immobiliari a Williams Island. Ci avrebbe guadagnato pure Knott, che da quel che risulta pare fosse anche lui attivo nella vendita degli appartamenti di Williams Island. Però a un certo punto qualcosa deve rompersi, dal momento che Forti e Knott iniziano a... Beh, me la caverò dicendo che iniziano a farsi dispetti. Forti preleva Tony dall'appartamento di Knott e lo piazza in un altro appartamento vicino al suo, rivelando al suo nuovo ospite che in realtà tutti i regali e le spese offertegli da Knott sono state in realtà pagate dallo stesso Forti. Knott, da parte sua, mette l'amico in guardia dai metodi di Forti. A quel punto è facile immaginarsi la reazione che vedrebbe un Tony Pike vulnerabile e malato conteso dei due galli del pollaio a suon di auto di lusso, regali e soldi. Questo almeno è quanto racconterà Pike, che per la verità non fornirà mai troppi dettagli sulla trattativa che lo vedrà in affari con Forti. Sappiamo che insieme si recano a Parigi e a Monte Carlo, giungono più volte ad accordi rigorosamente verbali, nonostante Pike riferisca a diversi notai e commercialisti e alla stessa famiglia che sta vendendo l'hotel. Sul prezzo Pike non ha dubbi. 5 milioni di dollari, anche a rate. Intanto succede di tutto. Pike si accorge che qualcuno da Miami sta utilizzando le sue carte di credito indebitamente, chissà chi. Insieme a Forti visitano l'hotel, ma tempo un giorno e Forti torna in fretta e furia a Miami portandosi dietro vari documenti, a cui lo stesso Pike gli ha fornito pieno accesso. Inoltre ricorderà anche come Forti avesse approfittato del suo stato di salute per fargli firmare documenti che non comprendeva. In sede processuale salteranno fuori infatti documenti che attesterebbero la cessione dell'hotel e di tutto l'asset finanziario da Pike a Forti, anche se Tony sosterrà sempre di non ricordare di averli firmati e di essere stato quindi raggirato da Forti. Quel che sappiamo è che dietro l'utilizzo in debito delle carte di credito di Pike ci fu Thomas Knott, e di questo e di altri reati di frode verrà giudicato colpevole e condannato dietro patteggiamento. Sul resto permangono molti dubbi. Possiamo dire che alla fine, in un certo modo o nell'altro, Pike e Forti giunsero sicuramente ad un accordo, su cui non abbiamo indicazioni certe per la cessione dell'hotel e che a fine gennaio 98 non restava altro che attendere l'inizio delle transizioni di denaro. Forti ha sempre sostenuto che la trattativa fu semplice e pulita e che, in cambio del Pikes, Tony avrebbe acquisito due proprietà a Williams Island e un corrispettivo di 200.000 dollari. Ricostruire i rapporti intercorsi tra i tre protagonisti, come potete immaginare, è arduo e stare dietro a tutte le dichiarazioni dei nostri eroi è impossibile. Però tutto quello che d'ora in avanti accadrà potrebbe aver avuto origine proprio in questi rapporti poco chiari. Se possiamo estrapolare una verità assolutamente generica, possiamo certo riconoscere che ognuno dei tre ha agito secondo i propri interessi. Il problema è capire chi lo ha fatto in via legale e chi no. Ovvio che in tutto questo contesto c'è da sbizzarrirsi nel tentativo di capire chi ha truffato chi e in che modo, però allo stato attuale abbiamo soltanto tre versioni diverse, tra loro discordanti, e gli atti del processo non sono disponibili. Ad esempio, si è discusso a lungo su quanto effettivamente Forti avesse dovuto sborsare per l'acquisto dell'hotel, se avesse o meno raggirato il vecchio Tony per strappargli il Pikes, ad una cifra irrisoria, quindi di fatto truffandolo. Così come più tardi è stata avanzata l'ipotesi che il vero truffatore fosse Tony Pike in persona,
dal momento che l'hotel non era più di sua proprietà. Ma forse nemmeno lo stesso Tony ne era al corrente. Questo è un passo molto delicato e va da sé neanche troppo chiaro in base a ciò che abbiamo. In pratica, l'hotel era formalmente di proprietà di una società spagnola creata da Pike, la Can Pep Tuniet. In previsione della vendita, per fuggire al fisco spagnolo evidentemente, Tony aveva creato una seconda società offshore, la Laura Bada, in cui aveva trasferito il 95% delle azioni della Can Pep Tuniet. Non conosciamo i dettagli di queste operazioni, però possiamo semplificare dicendo che il 5% dell'hotel era di proprietà della Can Pep Tuniet e il 95% della Laura Bada. Ad ogni modo, tutto di proprietà di Tony. In caso di vendita dell'hotel, Tony Pike non avrebbe dovuto fare altro che cedere le sue quote, lui o chiunque detenesse le azioni delle due società. Esisteva infatti una terza società, la Laffan, a detta di Pike costituita a sua insaputa nel 97 dai suoi familiari mentre il nostro Tony lottava tra la vita e la morte in un ospedale australiano per via di alcune complicazioni legate alla sua sieropositività. In quell'occasione gli fu diagnosticata la forma di demenza da AIDS per la quale fu interdetto. Ebbene, questa Laffan, forse dopo l'interdizione di Pike e con lo scopo di tutelarne gli interessi, avrebbe a sua volta acquisito le azioni controllate dalla Laura Bada, di fatto diventando al 95% proprietaria del Pike. Stando così le cose, a Tony non restava che il 5% dell'hotel. Al di là di queste complesse dinamiche mai del tutto approfondite, ciò che conta capire è se Pike sapesse, durante la vendita a Forti, quale fosse la società proprietaria dell'hotel e chi ne controllava le quote. In pratica, capire se Pike stesse cedendo tutto l'hotel o solo il 5%. E nel secondo caso, sapere se Pike stesse agendo con consapevolezza, quindi truffando Forti, oppure no. Purtroppo le risposte fornite da Pike durante il processo contro Knott e Forti per truffa e circonvenzione di incapace ai suoi danni sono frammentarie, lacunose e contraddittorie. Da quanto emerge da quelle sue deposizioni, ci sarebbero stati diversi alterchi tra Pike e sua moglie, Vera, in merito alla vendita dell'hotel, il che lascerebbe supporre che il buon Tony fosse stato circuito e truffato dai suoi stessi parenti, che gli avrebbero sottratto il possesso del Pike da sotto il naso. Sicuramente, Tony, nell'ottobre del 97, prima di Miami dunque, ricevette da un medico di Londra una perizia che lo riconosceva in grado di intendere di volere e quindi in grado di badare ai propri affari e condurre trattative in autonomia, nonostante però fosse ancora legalmente interdetto. Non c'è da stupirsi quindi se la moglie si oppose al suo viaggio. Resta comunque da capire meglio la struttura finanziaria di Pike prima di giudicare la condotta di Tony e appurare cosa effettivamente fosse a sua conoscenza. Detta in altre parole, è possibile che Tony abbia fatto di testa sua, del tutto ignaro che la situazione del suo hotel era cambiata. E il fatto che nessuno dei suoi parenti si fosse premurato di informarlo porrebbe quindi nuovi dubbi sulla reale identità del truffatore di turno in questa losca vicenda. Nel 97 la proprietà dell'hotel è della Laffan e dei suoi soci, chiunque fossero. La moglie di Tony, i suoi figli, forse vai a vedere Tony stesso. Ovviamente, se diamo per buona la sua versione, cioè che della Laffan non ne sapeva nulla, l'unica cosa che Pike poteva cedere a Forti perché di suo possesso erano le quote della Can Pep Tuniet, cioè il 5% dell'hotel. Ma a questo punto è presumibile pensare che nel febbraio 98 qualcuno si sia accorto dell'inghippo delle varie società offshore che di fatto escludeva Forti dalla piena titolarità del Pike Hotel. Anche perché dai verbali delle deposizioni di Pike si parla chiaramente di alcuni documenti della Laffan siglati dallo stesso Tony o da qualcuno che ne falsificò la firma. Può anche infatti darsi che Forti, accortosi che la situazione non era più in controllo di Tony, abbia pensato di approfittarsene in qualche modo. Comunque, è forse nel tentativo di risolvere la questione che scoppia il finimondo. Ma prima di questo finimondo, dobbiamo presentare un nuovo personaggio della storia, Dale Pike. Chi è? Che ruolo gioca? Beh, tocca aspettare il mese prossimo nella seconda e ultima parte della miniserie. Ci sono ancora un bel po' di cose da affrontare. Se c'è una giustizia a questo incubo, magari non finisce domani, ma a breve finirà.